Quali sono le cose principali di Ferrara? Dimmi, un pochino tra i monumenti e il mangiare. E il mangiare, perché io voglio sapere Il Palazzo dei Diamanti, il Palazzo dei Diamanti, cioè bellissimo. Queste sono un po' le cose principali, poi i vari musei, le chiese che... Una più bella dell'altra che c'è piano piano riesco a vedere, e poi dai, i cappellacci di zucca, il pane ferrarese, insomma queste sono un po' la salama da sugo, insomma queste sono le cose che sicuramente... Allora dai, è stato promosso il mister. Piano piano comincio a conoscere, dai. Tu lo sai perché la spalla ha i colori bianco e azzurri? No, questo non lo so. Allora, sono i colori... dei Salesiani, perché la SPAL, che è l'acronimo di Società Polisportiva Arse Labor, è nata proprio dai Salesiani. No, ho imparato che qui non dicano andiamo allo stadio, alla partita, qui andiamo alla SPAL, questo noi è un aspetto storico. Cosa fai domenica, cosa fai sabato? Vado andiamo alla SPAL. Questo è una cosa... Bella, sicuramente è vero. Sì, siamo gli unici a dire così, perché gli altri non dico vado alla Sampdoria, vado al Milan. Noi siamo gli unici che diciamo vado allo SPAL. Che era il busto di un colore unico e magari le maniche di un altro colore, quindi noi avevamo il busto celeste e le maniche bianche. Quando è cambiata la moda ed è venuta fuori la maglia a strisce, il bianco col celeste non si vedeva, e quindi hanno scurito ed è rimasta azzurra, e adesso portiamo una maglia bianca azzurra. Il nome di questo grande frate te lo ricordi? Questo Fiorentini ha fatto qualcosa. È vero? A questo signore, vero? E questo qui è Girolamo Savonarola, che è la statua simbolo qui di questa piazza. Quando siamo andati in B abbiamo ritenuto giusto mettergli la sciarpa al collo, che poi ci è stata portata via da uno dei basker perché pensava che fosse un atto goliardico, invece no, era proprio qualche cosa a cui noi tenevamo. No, io la porto perché in quel momento sono il rappresentante della società in campo e credo che i nostri colori siano quelli che trascinano tutto il nostro popolo, perché insomma secondo me le prestazioni dei miei ragazzi hanno risvegliato quello, era un popolo un po' che si era un po' dimenticato sotto certi aspetti la storia di una squadra così importante, e quindi mi sembrava giusto rappresentare con la sciarpa quei colori e creare quell'appartenenza che ti dicevo prima. Davanti al Castello Estense. Questo è bellissimo. Questa qui era la roccaforte degli Estensi, non abitavano qui perché abitavano nel palazzo, quello di fronte al Duomo. Questa qui venivano attraverso dei passaggi segreti che uniscono tutta questa parte del castello con la loro abitazione, che era nella piazza del Duomo, e si chiudevano dentro qui perché avevano paura di essere assaliti dai nemici o altro. È uno dei pochi castelli europei che ha ancora l'acqua intorno alle mura. Intorno alle mura. Ma che carceri, l'ho visitato. Sì, sotto, quelle lì, vedi quelle gratte? Sono le carceri che quando si alza il livello dell'acqua strabocca. Mi hanno fatto visitare perché volevo conoscere un po' quella della storia, insomma, della città, di alcuni monumenti. Questo credo, la città bella come questa è giusto visitarla, anche se devo dire non mi sono dedicato molto, però ecco, è sicuramente un aspetto importante la storia di una città dove va a lavorare, per conoscere tanti aspetti, anche le tifose. Ecco. Fiorito l'entusiasmo in questa città, è una città molto tranquilla, a misura d'uomo, è una città che si infervora raramente, mentre proprio in questo momento invece c'è un'euforia che è stupenda, c'è un ambiente meraviglioso. L'hai visto anche tu che passando salutavano il mister come se fosse un amico di tutti i giorni. Per cui c'è proprio questa simbiosi fra di noi che è bellissima. Continui così, bocca al lupo. Io sono sparita ai tempi di De Biasi, lei deve
Quando veniva in ritiro ad Argenta, mi raccomando, a mister Gagliardo, Grazie. Ciao. Il ricordo più bello sicuramente è quello che dell'ultima partita della B, anche se non è stata quella influente perché già eravamo in B, però la chiusura di un campionato, la sicurezza di dire finalmente ce l'abbiamo fatta dopo 24 anni di grande limbo, come ho detto prima. E quella lì è stata una gioia che ancora me la porto addosso. E adesso vorrei rivederla in A, perché io ero piccola e venivo a vedere la SPAL, non abitavo a Ferrara, abitavo in un paese che si chiama Copparo, e quindi alla domenica, perché si giocava la domenica, venivo a vedere la SPAL. Avevo 7, 8 anni, 10, non mi ricordo esattamente. E quindi io l'ho vista in A, ho visto i grandi campioni, ho visto Charles Sivori, insomma sono ricordi bellissimi. E vorrei adesso andare nei grandi stadi dell'A.